Che succede a Charlie? Perché non sale sugli alberi? Non lo so, sembra che non voglia arrampicarsi. Cheetah all'inizio si comportava allo stesso modo. Non lo sapeva fare. Ma Cheetah era più che giustificata. Era stata rinchiusa per anni in una piccola gabbia, cosa che a Charlie non è successa. Con i Martin faceva quello che voleva. Forse ha bisogno di ambientarsi. No, c'è qualcosa che non va. Meglio tenerlo sotto stretta sorveglianza. Coraggio, andiamo da Cora. Pare che non voglia più allattare Debbie. Lo so, povera piccola. Non capisce perché la madre non vuole più darle il latte. Presto o tardi si dovrà abituare. Deve crescere e diventare indipendente. Stasera voglio parlare con Omari. Voglio sapere che ne pensa di Charlie. Che stai facendo? Guardo delle foto di Charlie. Fa vedere. Charlie lo scozzese. Qui è con te. Ricordi che è buffo? Mm-hmm. Mentre suona il piano. Credo che non lo rivedremo più, Oliver. È vero? Sì, è vero. Non pensavo potesse accadere. Le cose belle non dovrebbero finire mai. Sì, non dovrebbero. Ma la vita è fatta così. Allora la vita è stupida? Perché si deve dire addio a qualcuno che ami? Perché tutto è sempre in evoluzione. Tutto è in movimento. La vita è come un grande fiume. Ha anche lati positivi. Si impara sempre qualcosa di nuovo. Ma perché non state dormendo? Vi sembra questa l'ora di mettervi a chiacchierare? Guardiamo le foto di Charlie, nonna. Oh, vediamo un po'. Però adesso filate a letto e subito, è tardissimo. Continueremo a guardare le foto domattina. D'accordo, nonna. Andiamo. Ci vediamo la prossima settimana, signor Foster. D'accordo, dottoressa Lombardi. Allora, chi è il prossimo paziente? Ah, salve, signora salve. Kerner. Posso? Si accomodi. Il dottor Martin si trova ancora in Africa? Sì, ma sembra che finalmente tornerà lunedì, grazie a Dio. Che fa di bello, Charlie? Lunedì avremo sue notizie di prima mano. Allora, Otto, abbiamo ricominciato a mangiare? Puoi venire con me? Forza su, do, bravo. Dai, sali sul mio dito. Sì, ma certo, Michaela, lo dico anche ai ragazzi. Ma guidate con prudenza, d'accordo? Ah, senti, Michaela, quando sarete arrivati al mare, cercate di riposarvi. Scusa, che hai detto? Ah, sì, buon mare. Divertitevi. Oh, mio Dio, le patate. Ma guarda che disastro, santo cielo. Ciao, nonna, siamo arrivati. Nonna, ci fai le frittelle? Sì, certo, se volete vi faccio le frittelle. Ma prima devo preparare le scaloppine. Un po' di pazienza, eh? A proposito, Sandra, oggi tocca a te apparecchiare. Scusami, cara. Oh! Sandra! Ma non l'ho mica fatto apposta. Già, attenta. Mio Dio. È sparita una scaloppina. Ma... Otello! No! Otello! Tu avevi già mangiato. Ah, vi giuro che comincio ad essere davvero stanco. Dai, non è successo niente di così grave. Otello si è fatto fuori una scaloppina. Come al solito. Ah, dimenticavo. Hanno telefonato i vostri genitori. Vi salutano. Perché chiamano quando non siamo in casa? Hanno parlato di Charlie, per caso? Sì.
Si sta ambientando e sta benissimo. Oggi i vostri genitori sono andati al mare, sulle coste dell'Oceano Indiano. Già, loro stanno al caldo e noi ci sorbiamo questo tempo schifoso. E questa schifosa scuola? Non dite sempre schifoso e schifosa. Già, schifoso e schifosa non sono gli aggettivi adatti. È molto meglio Oliver. Dire di... Oliver! Siamo quasi arrivati. Vedo l'ora di bere una bella birra fresca. E io di fare una lunghissima doccia. Questa umidità e i vestiti mi si sono incollati addosso. Mi dai un po' d'acqua? Torna indietro, abbiamo passato all'hotel. Jumbo. Jumbo. How are you? Fine, thank you. Welcome in this club, Jumbo. Welcome. Can I help you? Please come in. Allora, lo senti il mare? Fantastico. È un profumo meraviglioso. Allora andiamo subito a fare un bagno. Incredibile. Mai visto un albero così grande. Avrà almeno 100 anni. Il baobab può vivere fino a 5 secoli. Qualcuno mi ha raccontato che ha poteri magici. Influenza gli innamorati. Che ne diresti di rimandare il bagno? Va bene, il bagno può aspettare. Ora abbiamo da fare qualcos'altro. Qualcos'altro? È quello che penso io. Domani ti va di uscire in barca? Sì, perché no? Ma prima mi devo incontrare con Caonzi. Caonzi? Sì, è un insegnante che conosco da 20 anni. Ah, la bella studentessa che hai conosciuto all'università e che ti ha scritto per mesi. Esatto. Ti è capitato di rileggere qualche sua lettera? Lavora qui vicino, in una scuola. Capisco. Michaela è solo un'amica e se venisse a sapere che non l'ho contattata... Ma io non ho mica niente in contrario. Va pure, io resto a prendere il sole. Non ti va di venire? Philip, sono qui per riposare. E visto che ci restano pochi giorni, non ho voglia di muovere un solo muscolo. Ma lavora a Urkunda, una manciata di chilometri. Ok, ho capito. In fondo non è così importante. Scusa, perché la vuoi rivedere a tutti i costi? Beh, innanzitutto perché era una mia buona amica... E poi perché mi ha aiutato a dare molti esami. Senza di lei oggi non sarei un veterinario. E non ha preteso niente in cambio? A che ti riferisci con precisione? What do you like to drink? Che ti va? Pineapple juice. Two, please. Ok. Zu ihr liebe dich. Keine Frau auf dieser Welt kann meine Mutter mir ersetzen. Es war niemals meine Absicht. Ich
Oliver, non hai detto che dovevi studiare? Infatti, sto solo facendo una pausa. Se studio troppo mi viene mal di testa. Oh, povero caro. Comunque, adesso la pausa è finita. Vuoi che i tuoi genitori pensino che vi ho fatto fare quello che vi pare? E quando è successo? Ascolta, se mi vuoi sono di sopra a rifare i vostri letti. Sai quando arrivano zia Doris e Johnny? Ah, non se ne parla prima di stasera tardi. Hello, Mr. Silito. Here's Oliver Martin. Oliver Martin, can I speak to Molly, please? Oh, thank you. Ciao, Molly, sono io, Oliver. Sì, sempre io. Volevo solamente sentire la tua voce. Sì, tanta nostalgia. E poi la Scozia è un paese semplicemente magnifico. Cosa fai più tardi? Al cinema? Con chi? Con Richie! Ma sei impazzita! Non lo sai che quello è un porco? Anch'io. Anch'io, tanto. Ok, bye. Mi stavi spiando, vero? Hai una vaga idea di quanto costi telefonare tutti i giorni in Scozia? Tutti i giorni? Ho fatto una telefonata. Sì. E io sono Kim Basinger. Hai chiamato Molly sia ieri che l'altro ieri. Mi hai preso per scema. Ti ho preso per una che passa le giornate ad origliare. Passavo per caso, chiaro? Scommetto che hai una foto di questa Molly. Grazie a lei, tanti, buona giornata. Presto. Arrivederci, grazie. Non ricordavo che la casa fosse così grande. Forse siamo arrivati presto. Forse avrei dovuto avvisare che anticipavamo. Beh, che aspettiamo? Io entro. Ok. Ciao, zia Rosa. Siamo arrivati troppo presto. Affatto. Oh, Johnny. Zia Rosa. Mamma mia, quanto sei cresciuto. Volevi che restassi piccolo? Eh? Già, entrate che certo. Aspettate. Sandra, Oliver, sono arrivati. Forza, questa la prendo io. Oh. Volevo ritardare la partenza di qualche giorno per rivedere la tua Michela e anche Philip. Quanto mi dispiace che non siano qua. Su, ora siediti, vado a fare il caffè. Grazie. Signora Bergner, non volevo disturbare, mi scusi. Ma no, quale disturbo? Sono dei parenti di Toronto. Doris, ti presento la dottoressa Rösner Lombardi, la collega di È Philip. È un vero piacere. Piacere mio. Toronto mi ricorda una certa signora Bradford, la cugina di Michela, giusto? Esatto, le nostre madri sono sorelle. Ma certo, Michela parla spessissimo di lei. E se non sbaglio mi ha detto che partì per Toronto per imparare l'inglese e poi per affari di cuore non tornò più in Germania. Già, chiamiamoli pure affari. Ho conosciuto mio marito in Canada. A proposito, questo è mio figlio Johnny. Hello. Accidenti, che giovanotto. Il nostro Oliver dovrebbe avere più o meno la tua età. Non è esatto, Oliver è più giovane. Finalmente è più grande di te. Io devo tornare in ambulatorio. Signora Bergner, se dovesse arrivare un pony con una grande busta per me, me la porta subito di là per piacere. Grazie, ci vediamo dopo. A più tardi. Allora vado a preparare quel caffè. Sì. E dopo vi faccio vedere le camere. Vengo con te, zia Rosa. Bene. Cosa ti andrebbe di fare? Quello che è certo è che non voglio restare in questo obitorio. La pensiamo allo stesso modo. Le indicazioni del portiere erano giuste. Siamo arrivati. Dove sarà la scuola? Adesso chiediamo a qualcuno. Senti, davvero non ti scoccia che sia venuta con te? Michela, non ricominciamo. Voglio che tu conosca Caonzi. Chiaro? Andiamo di là.
Questo posto è appena più piccolo di Mombasa, vero? Ma siamo ai limiti della savana. A chi domandiamo? Jumbo! 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 Ehi, questo berretto non ti sta bene, me lo prendo io. Come sto? Dunque... Di qua o di là? Di là. Chiedo a qualcuno dov'è la scuola, sì. Vieni con me? Sì. Jumbo. Do you know where is the school of Urkunda? This way? Laggiù? Micaela! Micaela, la scuola è laggiù, io vado avanti. Ecco Charlie, ed è ancora solo. È molto strano, non cerca il contatto con gli altri. Vedi, i suoi simili cercano di invogliarlo ad arrampicarsi. Guarda lassù. Già, ma lui non li segue, resta sempre comunque a terra. Sì, ed è un comportamento atipico. Teniamolo sotto costante osservazione. Jumbo, excuse me, do you know the way to the school? School? What? In che direzione è la scuola di Jagani? Ah, dietro la collina. Passa la collina e là trova la scuola. The school. Assanti. Assanti, assanti sana. Sana. Odoko eri, coeri sana. Hey. Hello. How are you? Sai dirmi dov'è la scuola? Lo sai? Sì. Jumbo. 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 Bye. Micaela, ma dove eri finita? Non dirmi che hai avuto paura di perdermi. Dove sei andato? A chiedere dov'è la scuola. Nella giù. Ah. Excuse me, may I ask you a question? Yes. Philip! Caonzi! Jumbo! Da quanto tempo? Come stai? Bene. Effettivamente hai un ottimo aspetto. Lei deve essere la moglie di Philip. Già, mi chiamo Micaela. Caribo, benvenuta. Grazie. Philip mi ha parlato tanto di lei. Ah, dice davvero? Sì, ci frequentavamo quando ero a Monaco. Adoro la Germania. Ma che magnifica scuola! Questa è una primary school. Corrisponde alla vostra scuola elementare. Qui abbiamo più di 1000 ragazzi. Vengono anche da molto lontano. Alcune di loro fanno 7 chilometri per venire e altrettanti per ritornare. Purtroppo i genitori devono pagare i grembiuli e i libri, dico bene? Purtroppo è così. E se per caso non sono in grado? I figli non avranno una vita facile. Molti genitori vorrebbero mandare i figli a scuola, però sono ancora in pochissimi a poterselo permettere. Le spese aumentano con la secondary school, giusto? Già, quella è per i privilegiati. Vedete questo bambino in prima fila? I suoi genitori sono molto poveri. Lui ha ben 7 fratelli e il papà è disoccupato. Comunque frequenterà la secondary school, sapete? Gazzini! È davvero intelligente, il migliore alunno della classe. In questo caso chi pagherà le spese? Esistono dei padrini, persone abbienti che aiutano i ragazzi meno fortunati. Attualmente abbiamo ben 19 ragazzi che si avvalgono di questo genere di aiuto. E chi decide chi lo merita? Il direttore e gli insegnanti. La scorsa settimana mi è venuto a trovare un mio ex allievo che adesso frequenta l'università con ottimo profitto. È una cosa che scalda il cuore. Tu andale, Sasa. Caonzi, scusa se ti abbiamo disturbata. Perché non vieni a trovarci in albergo? Ci farebbe piacere. Oggi non è possibile, ma potrei sabato. Bene. Allora ci vediamo. È stato un piacere. Qua eri. Sasa Toembe. Devo ammettere una cosa. Hai davvero un ottimo gusto. Perché non lo sapevi? Mm.
Guarda, Charlie si comporta in maniera assolutamente insolita. Dobbiamo scoprire cosa gli sta succedendo. Spero tanto di sbagliarmi questa volta. Yuma, dobbiamo isolare Charlie e subito. Visto? Kaunzi è così piena d'entusiasmo. E quei bambini hanno tanta voglia di imparare. Fare da padrino uno di loro, come pensi che sarebbe? Vuoi fare come in India? Mm-hmm. Da lì abbiamo pagato per mesi senza alcun risultato. Non vuol dire che debba sempre andare a finire in quella maniera. Ecco il tuo cuore di mamma. Ehi, babbo e mamma, voi volete bene, eh? Si vede lontano chilometro questa cosa. Tu, babbo, compra collana. Mamma, veramente bellissima e poco costa. Oppure sì, tu sì. Compra braccialetto, oppure una bello colorato foulard. Dimmi che vuole. Una cosa per Sandra, che ne dici? Tu scegli quale. Scegli. Questa quanto costa? Compra una? Sì. Faccio un buono prezzo per babbo, sai? Base a Jeep, rispondete. Sì, pronto. Chi è? Anneke, sono Yuma. Come va con Charlie? Come al solito. Ora sono nel rifugio. Oggi l'ho tenuto sotto stretto controllo e credo di aver notato due cose. La prima è che Charlie, come sapevamo, non si arrampica sugli alberi. E la seconda è che se lo fa non sale molto in alto. Ah, davvero? Ciò evita qualsiasi sforzo. Questo è interessante. Già. E questo comportamento non può dipendere solo dal cambiamento di clima che ha subito l'animale. E non dimentichiamo quella sua apatia. Abbiamo già avuto un caso simile, te lo ricordi? Chi, Trixie? Esatto. Un momento, ma Trixie? Era malata di cuore. Sì, sapeva istintivamente di essere malata e probabilmente lo sa anche Charlie. Cosa intendi fare? Se resta qui non avrà molte possibilità. Deve essere curato e noi non siamo in grado di farlo. Sì, certo, hai ragione. Raggiungimi subito. Io cerco i Martin e li avverto. D'accordo, non ti muovere, arrivo. A dopo, ciao. Scusatemi. Oh, allora, hanno dimenticato di mettermi la salsa. Se vuoi una mano non fare complimenti, zia Rosa. Oh no, ci mancherebbe altro, nonno. Stirato questo vestito di Sandra, ho finito. Mi parevi in difficoltà. Francamente non riesco a capire come fa Micaela a mandare avanti una casa così grande. E poi senza nessun aiuto. Perché Sandra e Oliver non fanno niente. Il mio Johnny l'ho abituato fin da piccola ad aiutarmi se ce n'è bisogno. Invece su quei due ragazzi non puoi contarci. Avevano promesso che sarebbero tornati presto a casa. Scusa, hai lasciato qualcosa in forno? Io sento odore di bruciato. Oddio mio, il dolce! Me l'ero completamente dimenticato. Aspetta un attimo, zia Rosa. Me ne occupo io. Tu sta calma. Mio Dio, ma ti rendi conto che non hai un secondo di respiro? Preparo la glassa e poi mi riposo. E un po', credi forse che io non sappia prepararla? Oh. Senti, tu rimani qui e finisci pure di stirare. E quando hai fatto ci prendiamo un bel caffè. Oh, mamma mia! Doris! Oh, accidenti, che disastro! Questo non mi era mai successo! Oh no! Non ce la faccio più a stare dietro a tutto! Senti, puoi aprire la finestra, per favore? Sì, certo, ma tu stai bene. Ah. Che cos'hai? Mi sento male, mi devo stendere. Mio Dio, sei diventata così pallida! Sì, mi sento male. Ti sei affaticata troppo. Passa subito, non preoccuparti. Io chiamo il dottore. No, non è il caso, ti dico. Passa subito. D'accordo, ma se non passa subito lo chiamo. Sono almeno un paio di giorni che non stai molto bene. E chi ti ha detto che io non sto bene? Sandra,
Allora, il nome del tuo medico curante? No. Zia Rosa, dimmelo subito, tanto lo scopro lo stesso. Dottor Stettenbach. Dottor Stettenbach. Oh no. Ragazzi, ho una super idea. Potremmo fare uno scambio. Io faccio un anno di scuola a Berlino e voi uno a Toronto. E tuo padre te lo permetterebbe? Se me ne andassi sarebbe contentissimo. Beh, voglio dire, per un po' di tempo. Scusa, perché? Non è niente di grave, ma lui e mia madre non vanno d'accordo negli ultimi tempi. Speriamo bene. Quindi per lo scambio parlavi seriamente? Dipende da voi. Dipende dai nostri genitori. Ne riparliamo a casa. Adesso basta, ok? Ora che ne diresti di un pezzo di pizza? Certo, andiamo a comprarla. Ma non ci stanno aspettando a casa? Avranno tante di quelle cose da raccontarsi che non baderanno a nulla. Voglio farti vedere il più grande negozio di dischi di Berlino. Andiamo. Niente male questa Berlino. Rimanga sdraiata e vedrà che fra qualche minuto la puntura che le ho fatto la farà stare meglio. Domattina torno a vedere come sta. Allora, che mi dice, dottore? Beh, le ho somministrato un blando sedativo. Ma la signora ha dei problemi. La sua pressione arteriosa è soggetta a forti sbalzi. Sì, me l'ero immaginato, veramente. Deve prendere queste pillole, 1-3 volte al giorno. A stomaco pieno, naturalmente. Sì, certo. Non so come ringraziarla per essere venuta. Non c'è di che. Allora, arrivederci. Arrivederci, dottore. E per qualunque cosa mi telefoni pure. Sì, d'accordo. Buonasera. Buonasera, ancora grazie. Le abrasioni sono completamente sparite. Resta soltanto un po' di infiammazione. Lei non può darmi niente. Provi questa pomata per gli occhi. Gliela applichi 3 volte al giorno. La mia Violetta le deve la vista. Il tuo padrone ti vuole bene, eh? Buona ora, Violetta. La ringrazio, dottoressa. Non deve ringraziarmi. È il mio lavoro. Ma per fortuna è anche una cosa che adoro fare. Arrivederci. Arrivederci, signor Ball. Un momento, Maria. Ambulatorio Martin. Chi parla? Sono Anneke De Waal, dal Kenya. La dottoressa Rosner? Precisamente. È successo qualcosa al dottor Martin e a sua moglie? No, non deve preoccuparsi. Però ho un problema, ne vorrei parlare con il dottor Martin e non ho idea di dove si trovi al momento. Io so che sono al mare. Un momento. Diany Beach, Robinson Club. Grazie. Signora De Waal? Il problema forse riguarda Charlie? Sì, probabilmente. No, è un po' prematuro. Devo prima sentire il dottor Martin. La ringrazio. Tu comunque non devi preoccuparti, Charlie. Caonzi, non so come ringraziarti. È stato un piacere. Che brava persona tuo marito. Questa barca è vostra? Magari fossimo così ricchi. No, l'abbiamo solo in gestione. Quando arrivano molti turisti, gli affari vanno bene anche per noi. Peccato che dobbiate già partire. Qui ci sono dei posti molto interessanti da vedere. Mi dispiace, ma il lavoro mi chiama. E poi non sono più abituato alle vacanze. È vero, non ricordo da quanti anni non ne facevamo una. So di che parli. Mi lamento dei colleghi e degli alunni e poi non vedo l'ora che inizino i corsi scolastici. Vi prendo qualcosa da bere. Aspetta. Conci. Dobbiamo dirti una cosa. Vorremmo diventare padrini di uno dei tuoi allievi. Veramente? Sì. Non immaginate quanto la cosa mi faccia piacere. Abbiamo 5 bambini che vengono da famiglie molto povere e con nessuna possibilità di accedere alla secondary school.
C'è una femminuccia tra loro? Sì, c'è la piccola Alice ed è veramente molto brava. Suo padre durante l'ultima siccità ha perso tutto, la terra non ha dato alcun raccolto. Sicuramente non potrebbe mantenerla agli studi. Bene, puoi dire al padre che adesso ci penseremo noi. Siete due persone eccezionali, grazie. Abbiamo visto con quale entusiasmo lavori, è stato questo a farci decidere. Grazie, i complimenti fanno sempre piacere. John, Susan, votato, venite qui. Ah, come sei carina. Vi vado a prendere da bere. Allora? Spiacente, ma i signori Martin non sono in albergo in questo momento. Ah no, aspetti. Dottor Martin, c'è una telefonata per lei. Ah, grazie. Si figuri. Martin. Dottor Martin, sono Anneke De Waal. Finalmente l'ho trovata. Anneke, che bella sorpresa. Come ha fatto a trovarci? Io e mia moglie pensavamo di essere irraggiungibili. Spero che Charlie si trovi bene da voi. Sai, in questi giorni abbiamo fatto i turisti, girando il paese in lungo e in largo. Il Kenya è meraviglioso. E come mai ha telefonato? Posso fare qualcosa per lei? Beh, abbiamo un problema. Ho anche esitato a chiamarla. Riguarda Charlie? Sì, diciamo che il suo comportamento ci ha insospettiti quasi da subito. Forse ha qualche patologia cardiovascolare. Cardiovascolare? Impossibile, me ne sarei accorto. Beh, non necessariamente. Qui è sottoposto a obblighi di coazione dagli altri scimpanzé del branco. A Berlino le sue esigenze fisiche erano minori, evidentemente. Non metto in dubbio la sua ipotesi, ma... Che cosa pensa di fare? Charlie è ancora giovane. Se davvero ha problemi cardiaci, qui in Africa sarà difficile risolverli. Ho capito. In pratica, cosa mi consiglia? Charlie ha bisogno di un'urgente visita specialistica, è molto accurata, e di una terapia farmacologica personalizzata. Significa che dobbiamo riportarlo in Germania? È l'unica cosa da fare. Ha ragione. Come ci organizziamo? Io preparo i documenti. Lei salti sul primo aereo e si precipiti qua. D'accordo, sto arrivando. Charlie, non devi preoccuparti. Charlie sta male, vero? Qual è il problema? Andiamo a preparare i bagagli. Io? Ti spiego in camera. Ok. Timothy? Sì? Quando parte il primo volo per Mount Kenya? Nonna, sei ancora arrabbiata perché siamo rientrati così tardi? No, però potevate telefonare. Vi disturbiamo? No, entrate pure. Avere visite è bello. Doris, cosa ne pensi dello scambio che i ragazzi vorrebbero effettuare? Penso che siano fuori di testa. Perché, scusa? Perché è una situazione assolutamente irrealizzabile. Da chi staresti, ad esempio? Beh, ma qui è ovvio. Oliver è d'accordo. Certo. Sì, a lui sta bene, ma credo che la cosa non starà bene a tuo padre. Ma se da un po' di tempo non vi accorgete neanche che esisto. Johnny, per piacere. Ragazzi, non vorrei sembrare una rompiscatole, ma la proposta mi sembra avventata. Già, è anche inopportuna. Michaela ha ben altro a cui pensare adesso. Come farebbe se decidesse di avere un altro bambino? Come? Come fanno tutti, io non sarei di alcun disturbo. Mi piacerebbe moltissimo venire in Canada. È il paese dei grandi laghi, dico bene. Nonna, ti ricordi quella foto? Quella col procione sulla veranda? Mm-hmm. Dai, zia Doris, fallo per tuo figlio. Secondo me Johnny ne avrebbe solo dei vantaggi. Sì, magari. Il fatto è che io non sopporto di essere messa davanti al fatto compiuto. Volevamo risolvere i problemi da soli. Credo che i vostri genitori vorrebbero comunque dire la loro, no? Su, ora scendiamo di sotto, li avvertiamo e sentiamo che ne pensano. Rodolfo, ma dove diavolo sei finito? Che c'è? Perché tutta questa agitazione? Philip torna a casa e con Charlie, se ho capito bene.
E perché? Per quale motivo? Pare che abbia dei problemi cardiaci. Cardiaci? Già, cardiovascolari. Come? E noi non ce ne siamo mai accorti? No, ho chiesto a Philip la stessa cosa, ma la linea era molto disturbata. Ho capito che lo portano qui e lo sottoporranno ad alcuni accertamenti. Accidenti. Sembra incredibile. Io speravo di rivederla, ma non per questo motivo. Già. Mi chiedo che gli può essere successo. Il nostro amico Charlie. Tu calmati, eh? Se no rischi l'infarto. Oh, ma che infarto? Se tu rispondessi quando ti chiamo, il telefono era sempre occupato e io... Oh, ma guarda, Rodolfo. Mi sono consumata il dito a fare il numero. Tu, comunque, mi devi promettere una cosa. Riguardo a Charlie, non farti sfuggire una sola parola coi ragazzi. Te lo prometto, tesoro. Andrà tutto bene, Charlie. Speriamo solo che i tuoi padroni si sbrighino, il tempo stringe. Eccomi, Anakin. Hai ottenuto quei visti d'uscita? No, non ancora. Tra circa un'ora devo provare a richiamare il ministero. Ma le vaccinazioni sono in ordine. Se al posto di Charlie ci fosse stato un politico, già sarebbe in volo. Adesso vado a dirgliene quattro. Fa portare Charlie nel mio ufficio. Puoi andare a prendere Martin con la mia Jeep? Io vado con la tua. Ok. Beh, Charlie, allora siamo in partenza. Vedrai che Annika risolverà tutto. Thank you very much. Charlie, a posto. Ti aspettano in aeroporto coi documenti. Charlie, quel foglio è mio, ridammelo. Bravo. È arrivato il tuo padrone. Aspetta qua. Torno subito. Mi dispiace di avervi messo tanta fretta. Salve. Signora Martin. Salve. Salve, entrate. Vi aspetto qui, a dopo. Charlie, come sono contenta di vederti. Allora, piccolo, come va? Annika, a vederlo così sembra impossibile. Charlie malato di cuore. Non immaginate quanto vorrei sbagliarmi, però i sintomi lasciano ben pochi dubbi. Lei ha certo più esperienza di me, tuttavia. Il tempo stringe e l'aereo non aspetta. D'accordo, Charlie viene con noi. Non possiamo correre rischi inutili. Non voglio farvi fretta, ma se non partite perderete la coincidenza per Mombasa. E va bene, viene con noi. Ero sicura che l'avresti detto. Beh, se permettete vi accompagno. Fatemi avere notizie, mi raccomando. Naturalmente. Grazie di tutto, ciao. Buon viaggio. Buon volo. E buona fortuna, Charlie. Non è il caso di farlo ora, i ragazzi potrebbero vederti. E quando lo faccio? Lascia stare la gabbia com'è, le metto via io più tardi. Guarda che questa roba non è tanto leggera. Scusa, ma non dovevi uscire in macchina? Certo che dovevo, ma se i signorini non si decidono a scendere. Ah, sei qui, ti stiamo aspettando. Sì, come no. Che stai facendo? Metto in ordine, quella gabbia sarà smantellata. E metto le scatole da un'altra parte.
Lascia stare, stanno aspettando te. Qui finisco io. Aspettate, non correte. Aspetta, signora Bergner. L'aereo è già atterrato. Ma io non ce la faccio. Non si preoccupi, resto io con lei. Chi li ferma i ragazzi? Adoro l'atmosfera dell'aeroporto. E adoro prendere l'aereo. Il volo da qui a Toronto è abbastanza lungo. Oliver si accontenterebbe di un voletto di un paio d'ore. Da qui in Scozia, ad esempio. Torni là? Sì, magari. Così finalmente rivedrebbe Molly. Chi è Molly? È una tipica bellezza scozzese dai capelli rossi. Ti sarei molto grato se restassi fuori dai miei affari, piccola ficcanaso. Oh, sono atterrati! Stanno uscendo! Mamma! Ciao! Ciao, mamma! Come sei abbronzata? Siamo mancati? Sei proprio bene, lo sai? Allora... Ci siete mancati tantissimo. Bentornati nella fredda Berlino, signora. Grazie, Rodolfo. Credevo che sarebbe venuta anche sua moglie. Sarebbe venuta, ma oggi allo studio c'era un vero pandemonio. Perciò, anche se molto a malincuore, è rimasta là. Certo. Johnny, sei venuto anche tu. Già. Come va? Molto bene, grazie. Dov'è tua madre? È a casa a preparare da mangiare. Ha insistito per occuparsene sì, lei. Sì, come al solito. Ma che splendida sorpresa. Mamma, dov'è finito papà? L'hanno trattenuto alla dogana. Ha una sorpresa per voi. Eccolo là. Charlie! Charlie! Il nostro Charlie! Ciao, Charlie! Ciao, papà! Mi avevi promesso un regalo! Un altro? E lui? Sì, hai ragione tu. Charlie è il più bel regalo che potevate fare. Come mai l'avete riportato in Germania? È successo tutto all'improvviso. Purtroppo in Kenya non è stato bene. Deve fare degli accertamenti in una clinica specializzata. È molto malato. Non lo so, però presto lo sapremo. Io sono sicuro che sta benissimo. Charlie! Charlie, ma...